Da alcuni giorni circolavano delle voci su Christian De Sica ed una sua presunta defezione dal programma di Carlo Conti Tale Quale Show, dove da parecchi anni occupa il posto dietro al bancone dei giurati insieme a Loretta Goggi e a Claudio Lippi. Ora arriva la conferma. Christian De Sica lascia la Rai per occupare un altro bancone, quello dei presentatori di Striscia la Notizia su Canale 5. A quanto pare, secondo quanto riportato dal sito tvblog.it, la sua defezione sarebbe stata pagata profumatamente. Si parla di cifre veramente molto alte, circa 180.000 euro la settimana contro i 45.000 che prendeva in Rai. Certo, sono solo insinuazioni, ma se così fosse si spiega chiaramente perché Christian De Sica abbia accettato di lasciare Tale Quale per approdare nel programma di Antonio Ricci anche se solo per un mese. Carlo Conti, conduttore del programma Rai, pare abbia così commentato: «È una scelta professionale più che legittima. Certo, mi dispiace perdere un compagno di viaggio così forte e che ha condiviso con noi 4 splendide edizioni del programma. Sono sicuro però che troveremo un sostituto all'altezza». A questo punto si apre il totonomi. In molti danno per certa la partecipazione al posto di De Sica di Alessandro Siani, mentre qualcun altro punta decisamente su uno degli amici storici di Carlo Conti, come Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.